8. Comunione interiore. La spelonca, il covo che avevo creato con gli amici per riunirci la domenica, era fornito di un divano letto ricoperto di cuscini per qualche coito estemporaneo, del tavolo malandato e di alcuni sgabelli. La nostra vita, la domenica e i giorni di festa, si sistemava in questo locale di cui i nostri genitori ignoravano l'esistenza. Verso i 20 anni litigai con mio padre e me ne stetti rintanato per protesta fino all'esame di diritto privato all'università. Trascorrevo le mie giornate come le notti e i giorni seguenti nella spelonca studiando. Contavo di starmene lì fino all'esame, eravamo in giugno. Alcuni amici lavoravano nel precariato e pochi studiavano. Li potevo vedere solo la sera. Intuivo che vivevo per evolvermi e che la comprensione della mia vita poteva aumentare se mi costringevo a vivere da asceta. Una sera, verso le 8, Aristide bussò con insistenza alla porta della spelonca. Era un solitario che abitava nello stesso quartiere. Sui 70 era vestito con una camicia a quadri aperta sul collo magro e con dei calzoni militari. Mi guardò con aria scherzosa. Se dovessi fare il ritratto di Aristide, farei contemporaneamente il mio di come sono adesso. Statura superiore alla media, magro, il viso sofferto, le sopracciglia spruzzate di bianco e gli occhi decisamente neri. Mi dicesti che ti interessi di reincarnazione, anche se sei molto giovane, disse Aristide appena fu entrato. Sapevo che Aristide non apriva bocca se non aveva niente da dire. Quando parlava andava dritto al nocciolo della questione, anche i suoi gesti erano parchi. «Ho saputo che adesso vuoi vivere qui», disse Aristide. «Per quanto tempo?» «Fino all'esame di diritto privato», risposi. Lo guardai in silenzio. «Non è che vuoi fare la scelta», disse, leggendo nelle mie intenzioni. «No, non ci penso nemmeno», mentii. «Bene, allora ti posso parlare». Si sedette su uno sgabello. «No», disse, «perché se credi che forzandoti a stare reintanato qui potrai capire qualcosa di più della vita, sei un illuso». «Perché?» chiesi, contento di avere qualcuno con cui parlare delle mie vere intenzioni. «Perché tu non capisci ancora nulla della vita e, proprio per questo, hai bisogno di immergerti nella minuscola realtà della tua famiglia, delle liti con tuo padre e via via, senza separarti da un mondo che ti è ancora necessario». «Allora che cosa dovrei fare?» Un sorriso increspò il viso mistico di Aristide. «E me lo chiedi? Torna a casa senza sforzarti di fare la scelta», disse con le braccia incrociate sul petto. «Non fare la vita per cui non sei ancora pronto». Strano, un senso di completezza, di comunione interiore, mi unì in quel momento ad Aristide.